la serata avremo in primo luogo l'onorevole Lorenzo Quadri, che è parlamentare al Parlamento nazionale in Svizzera, al Consiglio nazionale, ma è anche nella veste nella quale appare stasera, membro, si direbbe assessore, membro del municipio della città di Lugano e capo del Dipartimento Turismo della città di Lugano. Un applauso. In seguito interverrà il presidente dell'ente turistico di Lugano, il signor Bruno Lepoli. Infine la parte di più, chiediamo di venire un po' più fuori perché si è nascosto dietro una cassa, ma andiamo avanti. Ecco, questa persona, questo personaggio che molti di voi, tutti voi conoscete, sia perché è un personaggio di fama internazionale, essendo il presidente del Festival del Film di Lugano, sia perché una volta all'anno viene più spesso, ma pubblicamente in questa ambasciata, per il lancio del Festival del Film di Lugano, che tradizionalmente avviene a Roma nel mese di giugno. Grazie di cuore, Marco, per aver reso possibile questa. E che citerò, ma questa è un'idea tua, è un'offerta tua e te ne sono infinitamente grato. Marco Solari, oltre alle cariche che ho menzionato, è presidente di Ticino Turismo. E infine ho citato Estival Jazz, abbiamo l'onore di avere tra di noi Giacchi Marchi, che non vedo. Sono qui, sto filmando. Che insieme ad un altro all'epoca giornalista della radio televisione della Svizzera, Andrea Sbiden, 35 anni fa, 36 anni fa, hanno fatto la scommessa di organizzare un grande festival jazz internazionale a Lugano, festival che si distingue dagli altri non tanto per i nomi, perché i nomi che ho citato non si può fare di più, ma per il fatto di svolgersi open air sulla piazza principale di Lugano, qualunque sia il tempo, e gratuito, e questo è stato possibile finora. Grazie gente, lo dico da luganese, per avere decorato la città di Lugano di questo bellissimo gioiello di cui siamo tutti quanti molto fieri. Detto questo, e per lasciare il dovuto spazio alla musica, cedo la parola all'onorevole Quadri. Prego.